partita contro i Saracens un po' preventivabile, la sconfitta te l'aspettavi però di questo tipo? No, ovviamente il punteggio, come abbiamo detto prima, sembra molto più pesante. La partita non era la riflessione della partita, noi abbiamo fatto errori che loro hanno cambiato in punteggi e questa è la migliore differenza. Con palla in mano non abbiamo riuscito a creare tante fasi e speriamo di migliorare questa settimana. Gli Ospreys arrivano adesso, appunto, quanto sarà differente rispetto alla partita di settembre? No, ovviamente c'è qualche cambiamento dal punto di vista loro, giocatori che hanno venuto dalla Coppa del Mondo, più o meno 8 giocatori diversi, ma il loro stile di gioco già preparato, loro non ha cambiato tanto. Sono una squadra molto orgogliosa e molto precisa in cosa fanno, ma noi non abbiamo, ormai conosciamo loro bene, meglio delle Saracens, e per me sarà una sfida molto più equilibrata. Hai detto che sei rimasto soddisfatto della difesa dei tuoi a Londra, adesso contro gli Ospreys, una squadra che gioca moltissimo, un altro test importante. Sì, ovviamente ogni partita ha la sua sfida interna, alla sfida, e io penso che questo sarà di nuovo per noi importante. Noi vogliamo prendere un po' più consistenza nella nostra difesa, ma soprattutto l'obiettivo per noi in questa settimana è di tenere anche noi la palla di più, noi abbiamo la palla meno, hanno loro, e meno dobbiamo difendere. E speriamo di fare in quel modo bene. L'Heineken Cup si sta dimostrando un torneo in qualche modo diverso, no, rispetto al Pro 12. È il vero banco di prova della crescita, in qualche modo, sia della squadra ma anche di tutto il movimento italiano. No, la migliore differenza tra l'Heineken Cup e il Bravo da Re è che praticamente sei finale, tu puoi perdere solo massimo due partite durante il girone. Sai, tu hai. Sai, ti voglio passare sul prossimo girone, e questo vuol dire ogni squadra che gioca in Heineken Cup gioca come l'ultima partita dell'anno. Spesso squadre come Saracens e Ospreys che hanno anche aspirazione di vincere questa Coppa Europa. Per quello è ovviamente importante di essere misurato a questo livello, perché è un po' diverso. Noi ovviamente dobbiamo essere migliori preparati per questo Heineken Cup, abbiamo avuto grande esperienza negli ultimi 18 mesi e cerchiamo di continuare. Ovviamente abbiamo affrontato una squadra di Saracens che sono molto buono, molto ben preparati, hanno detto anche che hanno giocato la loro migliore partita dell'anno e non hanno perso ancora. Con questo in testa dobbiamo preparare positivo per le Ospreys e in casa. È importante anche per quello, cerchiamo di questa settimana avere un gruppo fuori che concentrare spesso sull'esecuzione del nostro gioco e per vedere quanto abbiamo cresciuto veramente anche in casa. Contro gli Ospreys, che idea ti sei fatto, appunto? Già contro i Saracens avevi cambiato qualcosina, si era rivisto Willem de Waal ad esempio, più qualche cambio anche forzato. Contro gli Ospreys che tipo di scelte hai intenzione di fare? No, non penso devo adesso cambiare tantissimo, cerchiamo di avere continuità nella nostra struttura, nel nostro gioco, e per quello è importante adesso i giocatori hanno dato l'anima là, c'era la grinta, non c'era la mancanza di quello, può darsi l'esecuzione, era lo scontro, per quello, per tenere la struttura e la continuità. Ovviamente la prossima settimana contro Leinster è un'altra partita, un'altra gara importantissima per noi, per quello non c'è tanti cambiamenti, piccola cosa, ma vediamo più avanti, prima di confermare tutti i cambiamenti.